Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono sbattutissima, non fate caso ai miei capelli, al trucco, sono proprio un po' così. Vabbè, calcolate che sono le 7 di sera, ho indosso questo trucco da stamattina alle 8, quindi sì, è durato, però mi sento un po' stanca, quindi ho la faccina un po' da addormentata. Vabbè, pace. Però ne approfitto che Nicola è fuori per girare un altro video. Ho finito un video che ho iniziato qualche giorno fa perché questi video sono sempre un'odissea e visto che ho un attimino di tempo lo dedico insomma ad un altro video sperando di arrivare fino alla fine. Comunque, questo video è dedicato allo shopping, prevalentemente abbigliamento, sì, abbigliamento, accessori, quasi tutto fatto dai cinesi. Sì, prevalentemente praticamente tutto sì. E niente, stringo che di solito mi dilego, dilungo sempre i mille discorsi. Vi mostro subito tutto. Allora, no, ve l'ho detto, sono un po'. Allora, primo acquisto scarpe in offerta, pagate 5,60 € al posto che 18,80, quindi 70% di sconto. Ecco qui. Sono un po' particolari, sono strane e se non fossero costate 5 € non le avrei mai acquistate, ma visto che costavano così poco, sono nere, vanno bene per il lavoro, ho detto ma sì. E sono queste qui. Sono fatte tipo i sandaletti. Dei bimbi, io li avevo tipo di plastica fatte così, quindi il modello diciamo è quello con tutta la cosa qua davanti chiusa, però qui fatti così che si stringono insomma alla caviglia, però sono tutte nere e borchiate. Ripeto, sono un modello un po' particolare e che se non fosse stato in saldo non avrei acquistato, ma visto che insomma 5,60 € 90, 5,60 € quando mai per un paio di scarpe, quindi anche comunque per il lavoro da sostituire al mio Amvate Birkenstock o comunque alle altre cose, sandaletti e quant'altro. È una scarpetta un po' comunque estiva, leggera, anche mezza stagione che posso sfruttare anche al lavoro, quindi ho detto ma sì, dai, ci sta. Poi, miliardi di robe, vado, cerco di andare veloce. Occhiali da sole, pagati 3 € qualcosa, adesso non ricordo precisamente, però insomma mi sono piaciuti quindi ho detto ma sì dai. E sono fatti così, vabbè sono azzurri, vabbè lasciate perdere l'etichetta qua davanti che proprio devo toglierla. E sono esagoni, no, ottagoni, quindi io ce li ho tondi, questi erano un pochettino insomma diversi, mi piacevano. 3 € qualcosa li ho acchiappati. Come se non avessi abbastanza occhiali da sole, vabbè. Poi in una tranche ho preso appunto scarpe, occhiali e questo toppettino, che era l'unica cosa non in saldo, ma mi piaceva troppo, l'ho anche già utilizzato perché tra l'altro quella sera lì che ho fatto shopping avevo, no, la sera dopo avevo una festa in piscina e quindi quando l'ho visto me lo sono immaginato con il costume nero sotto e un pantalone nero a palazzo largo, lungo piuttosto che insomma corto, e insomma questo qua sopra così col costume, secondo me era la morte sua. E quindi ho deciso di acquistarlo e proprio così l'ho indossato quella sera, avevamo una festa di compleanno ed era in un posto che aveva anche la piscina e quindi doveva essere chic ma allo stesso tempo, capito, da piscina, un party in piscina pettinato. E così è stato, quindi bellissimo, mi è piaciuto molto. Il colore, questo qua è sul oro rosa e tra l'altro avevo un paio di sandali dello stesso identico colore, per cui ce li volevo abbinare. Ed era mia intenzione farlo, solo che praticamente in realtà una volta scesa dalla macchina abbiamo visto che c'era gente tirata, gente praticamente già in costume, gente che veniva dalla montagna, gente insomma che non gliene fregava niente, quindi mi sembrava poi inopportuno tenere il sandalo col tacco. Più che altro, veramente 5 minuti che eravamo lì e già ci siamo tuffati in piscina. Quindi il mio bellissimo outfit in realtà se la far benedire dopo 10 minuti, davvero. Però vabbè, niente, mi è piaciuto molto. Magari anche con un altro top sotto. Allora, magari se voglio essere casta, una canottiera sotto, o se no comunque un reggiseno un po' bellino, insomma. Vabbè, mi è piaciuto e l'ho pagato
11 mi sembra, o 9 forse, 9,90 mi sembra. Ho staccato il cartellino perché appunto l'ho già indossato, quindi non ricordo. Poi in offerta, vediamo subito, 16, ah no, non era un'offerta. Vabbè, fa niente, mi piaceva. Ho acquistato questa gonna, che adesso mi allontano un po' per farvela vedere tutta nel suo splendore. Quindi questa gonna lunga, che arriva praticamente alle caviglie, con questi colori e con queste linee. E boh, mi piaceva, l'ho provata con una canottiera sopra nera, un sandalo, ma anche con la canottiera bianca o il grigio. Non lo so, mi piaceva. E poi nei miei propositi c'è sempre di girarvi anche qualche video outfit appena mi sarà possibile, ma poi ho talmente tanti video arretrati da fare e da montare che non mi accumulo delle cose più complicate rispetto a quello che già devo fare. Quando magari mi metterò in linea e riuscirò a fare tutto, avrò fatto tutti i video che mi mancano, avrò magari recuperato anche video vecchi e sarò riuscita a montare tutti quelli che ho, allora magari ne riparliamo. Se vi interessano comunque scrivete. Poi scontati anche questi a 5,90 euro, ho preso invece questo modello di pantalone. Non so come mai sono in fissa con questo tipo di pantalone ultimamente. Io così li ho più o meno identici, però sul nero come colore, anzi sono praticamente gli stessi, credo. Ce li ho in giro? No, vabbè. Quelli che arrivano diciamo a metà polpaccio. Quindi non alle caviglie, non sotto il ginocchio, che è una misura del cazzo, metà polpaccio, quelli che vanno un po' di moda adesso, così larghi, taschine, culisse. In videocamera il colore io lo vedo un po' più acceso, non so se poi nell'editing si vedrà meglio, ma in realtà è un rosso bordeaux, quindi un rosso scuro, che è proprio poi un colore che mi piace, che cercavo. In realtà io li volevo ancora più scuri, però anche questo, insomma, non mi dispiace come colore, col nero, col grigio, col bianco, anche questo con tutto, mi sono piaciuti e per una cifra così bassa li ho acquistati. E primo round finito. Poi altro round. Allora, ho preso un po' di cose, fantasia portami via, perché in realtà ci sono stampe identiche, però vabbè. Pantaloncino, portato diciamo a vita alta. Fatto così con il volante alla fine. Modello che sembra un po' un pigiama, però vabbè, carino. Mi piaceva il fatto che fosse a vita alta e bello morbido, comodo, con questa stampa che in questa stagione mi piace. In realtà mi è sempre piaciuta la palma, il tropicale, così. Però quest'anno va parecchio di moda, io avevo già altre cose, quest'anno è declinata così tanto sul verde, con sfondo nero o bianco. E niente, insomma, mi è piaciuta, presa e portata a casa. Praticamente identico, ma di tessuto diverso, ho preso anche un top, cioè è veramente identico, pagato 8,50 euro, quindi non pochissimo, ma ci sta. Fatto così, normalissimo, con due balze così, in modo che lo rendano un po' morbido, non troppo lungo, normale, dietro fatto così. Porrecciatino, semplicissimo, però anche questo era un po' che lo cercavo perché l'avevo visto in un negozio che adesso non mi ricordo più, Piazza Italia forse, mi sembra. Provato, ma era tutto storto, mi stava malissimo. Non costava tanto, costava 15 euro tipo, però era fatto talmente male che mi ha ricordato le cose dei cinesi. Ho detto, se devo spendere quella cifra per una cosa che mi sta anche così, fatta un po' così. Vado dai cinesi, e solo che poi non avevo più trovato niente. E quindi quando ho visto questo ho detto: ma sì, anche perché se ti abbina talmente bene al pantaloncino che sembra davvero una tutina, un completino fatto apposta così. Per cui, insomma, niente, l'ho preso. Poi mi sta finendo già il tempo, tra l'altro. Pantalone, allora, questo è sempre largo, lungo, palazzo, però lungo, l'ho già detto lungo, lungo inteso fino alla caviglia praticamente, molto molto largo, non so se sembra quasi una gonna praticamente, non so se rende l'idea così, vedete, fatto così,
con la parte iniziale qua, l'elastico dietro, un taglio comunque elegante da davanti, mi è piaciuto, l'ho provato, mi stavano bene, li ho anche già indossati al lavoro, perfetti, pagati 11 euro e qualcosa, ma... E mi sono piaciuti perché comunque sono comodi, ma allo stesso tempo anche eleganti, quindi si possono adattare bene a più tipi di outfit, sia magari col tacco, appunto come l'avevo immaginato io col top che vi ho fatto vedere all'inizio, ma anche molto più easy con una ciabatta, come magari lo posso portare invece al lavoro. Quindi mi è piaciuto molto e mi è piaciuto talmente tanto che ho deciso di acquistarne due paia. E l'ho acquistato anche in questa tonalità viola, che in video non so che colore, si sì, è un po' spentino questo, quell'altro era acceso, questo è un po' spento, vabbè, comunque è un bel viola. Mi è piaciuto molto questo colore, all'inizio io ho visto questi e quindi ho detto acquisto questi. Mi sono piaciuti tanto anche questi con... è tutto tinta unita, però almeno si adatta bene un po' a tutto, quindi lo si può mettere o con comunque un top con colorato che richiami questi colori, o comunque col nero, col bianco, col grigio, cioè con tutto, e cioè con tutto, non con tutto però, insomma mi è piaciuto molto, e poi l'ho visto in nero, e quindi ho detto prendo anche nero, poi mi piace perché sembra una gonna, quindi in realtà la comodità, cioè la bellezza magari di una gonna più voluminosa, leggiadra, ma la comodità di essere invece un pantalone. E quindi insomma, non lo so, mi è piaciuto, li ho presi 11 euro. Ho deciso di acquistarli entrambi, quindi prima il viola e poi ho detto, visto che mi piace il modello, lo prendo anche nero, che va bene per il lavoro. Poi, giusto perché ci mancavano le palme, vabbè, a 10,70 euro ho acquistato questo vestitino. Eccolo qui. Sempre con questa fantasia, però sul bianco per cambiare, sai com'è. Vestitino fatto così davanti, fatto così dietro, molto aperto qua lateralmente, però vabbè, media lunghezza, quindi non troppo lungo né troppo corto. Mi si è incastrato un dito. Arriva sopra le ginocchia, praticamente. Mi è piaciuto. Era in offerta, anche con la sorpresa portato a casa. Poi, ultime due cose, toppettino, crop top, diciamo, nero costine intrecciato, però, davanti, e mezza manica. Io a costine così nero, che mi piace molto come fantasia per il crop top, ce l'ho, diciamo, smanicato, grigio e nero, che uso tanto, mi mancava qualcosa invece con la manichina. E mi piaceva l'idea che fosse appunto intrecciato, mi ricorda un po' forse qualcosa che aveva mia mamma da giovane, non lo so, vabbè, adesso è tutto stropicciato in realtà. Però vabbè, anche questo me lo sono immaginata comunque per il lavoro. In realtà questo sta bene con praticamente tutti i pantaloni che vi ho mostrato finora, gonna compresa. Quindi diciamo che praticamente l'ho tenuto indosso tutto il tempo nei camerini provandolo con tutte le cose che vi ho fatto vedere, a parte vestito. E ci stava bene con tutto e quindi ho detto vabbè lo prendo ci sta e pagato 7,90 quindi in realtà molto rispetto ai prezzi delle altre cose ma d'altronde quando una cosa va di moda te la fanno pagare molto di più se non fosse stato di moda il crop top una roba così te la tiravano dietro invece siccome adesso va giustamente adattano anche loro i prezzi e comunque questo qua fatto così non so se si vede che è davanti è intrecciato perché è nero col nero. Si vede che è molto stropicciato, quello sì, si vede molto, vabbè. Per finire, non so, questa è una cosa un po' folle, ma una cosa così, mi è venuto lo schizzo, e era una fantasia che mi sono immaginata piacesse tanto a Nicola, infatti così è stato, gli sono piaciuti, conosco i miei polli. Questi pagati 11 euro, quindi anche questi non poco, però, cioè non poco, non tanto, ma neanche 3 euro, ecco per intenderci. Ni 5,
Però mi piaceva molto la fantasia. Mia madre, tra l'altro, con questa fantasia ha acquistato un vestito, quindi l'avevo vista su quel giorno a lei. Sono andata poi a fare il giro dei cinesi e ho visto i pantaloni. Il vestito no. Il pantalone mi sembrava carino, mi sembrava simpatico, mi ricordava un pochettino anche la Thailandia, non so come mai, e quindi forse presa da un impeto di nostalgia ho detto ma sì, dai, acquistiamo. Il modello è lo stesso identico di quelli rossi e quindi pantalone largo così. Culisse in vita, lunghezza appunto da, come si dice, metà polpaccio o appena sotto, insomma. Carini, immaginate anche questi portati a vita alta o con qualcosa magari dentro, come può essere l'effetto così magari del top in questo momento, o comunque con qualcosa di corto. La cosa anche abbastanza comoda e figa di questi qua fatti così con la culisse è che in realtà puoi gestire tu se tenere la vita alta o se abbassarli, a seconda anche di quello che gli metti sopra, di come ti piacciono e di che stile vuoi dargli. Quindi figa e molto comoda questa cosa. E niente, mi sono piaciuti e quindi anche questi li ho presi e mi sono portati a casa. E niente, questo è tutto, credo. Sì, finish. Non so se mostrarvi anche, già che ci sono gli ultimi acquisti fatti al DM, ma sì, dai, cacciamoceli dentro, poi al massimo ve li rimostro da un'altra parte. Già che Nicola non è ancora arrivato e la videocamera regge, approfittiamone perché sono giusto due, tre cose, tre cavolatine. Che però non riesco poi a piazzare magari in altri video perché se ve lo metto in un video comunque skincare relativo a un'altra cosa, insomma mi confondo. Quindi vabbè, ve li mostro qui, poi vediamo. Sono proprio due stupidatine, però volevo farvele vedere. Sono stata al DM giusto a prendere Scottex Cartigenica. Cos'è che ho preso? Ah, vabbè, ho preso le cose che ho già messo via perché ho già utilizzato, ma poco interessanti, che erano le cose per la lavatrice, quindi l'ammorbidente, l'anticalcare e cos'è che ho preso? Il vanish. Però vabbè, cioè, almeno io non sarei così interessata da queste cose. Però ho visto una novità che sono questi Color Nick di Balea. Quindi hanno questo packaging che ricorda un pochettino, ma proprio così, vagamente quelli del come si chiamano? Washout lì, come si sono Garnier, L'Oreal, che marchi sono? Quello L'Oreal, se non sbaglio. Vabbè, avete capito di cosa sto parlando perché lo ricorda molto. C'erano diversi colori. Io sono andata sul rosa perché volevo già prendere appunto quello che adesso mi sfugge il marchio, appunto rosa. Però siccome l'avevo trovato in offerta, quello che dura poco, dura tipo 5 lavaggi, se no 2 settimane se non sbaglio, lilla, ho preso quello lilla che devo ancora fare, ce l'ho là in bagno e avevo aspettato per quello rosa, anche perché ce ne sono di due tipi rosa, ero indecisa tra i due, quindi insomma non per un motivo o per l'altro non l'avevo ancora acquistato. Quello costa 7-8 euro. Questo invece costa la bellezza di 4,50 euro o 4,90 comunque meno. E la durata è la stessa perché, dove sta scritto, da qualche parte sta scritto perché l'ho letto. Dove sta scritto? Resiste fino a 5 lavaggi, quindi come quello là forse. O comunque 5 lavaggi, dipende quante volte te li lavi a settimana. Te li lavi tutti i giorni, te ne dura una. Se te li lavi 2 volte a settimana, ti dura anche 2 o 3 settimane. Quindi siamo lì. Però costa molto meno e quindi ho voluto provarlo e l'ho preso appunto in questa tonalità rosa. C'è un flacone all'interno a 200 ml che quindi io credo mi possa durare anche più di un'applicazione considerando che comunque lo metto, sì, in realtà poco più della metà, sulle lunghezze comunque prevalentemente. Potrei provare insomma a farlo durare 2 volte anziché metterlo tutto in una volta, ecco. Anche perché l'effetto che voglio ottenere è un po' più pastello, quindi meno forte di questo, quindi credo che diluendolo magari con il balsamo possa ottenere un colore un po' più chiaro, oppure farlo tutto forte e poi lasciarlo sbiadire nel tempo e vediamo insomma come mi gira.
Poi, siccome c'era l'offerta sui deodoranti, e sapete come amo i deodoranti Balea, ovviamente non potevo non acquistarli. E quindi ne ho presi ben tre, erano scontati, io ho veramente acquistato tanti, non so se avete visto i vari video relativi agli acquisti di M, ve li lascio sotto. Ho acquistato tanti deodoranti Balea, non tanto perché siano efficaci dal punto di vista del sudore e dell'odore, perché dopo magari tante ore di lavoro, ma perché mi piace la profumazione, mi piace molto. Quindi io capita a volte che io mi metto il deodorante normale, quello invisible, per intenderci, che mi protegge dall'odore, e non mi sporca, diciamo, i vestiti, e poi magari invece su quasi tutto il corpo mi vado a spruzzare questi. E ne ho consumati già uno o due, li ho consumati, se non anche tre. E ho il mobiletto pieno praticamente di questi deodoranti, non sto scherzando, nel video che ho girato del bagno vi faccio vedere il mobiletto dove sono all'interno questi deodoranti, è già pieno praticamente, adesso non ricordo se c'erano tutti o cosa, comunque è già pieno e se ne dovranno andare ad aggiungere questi tre che probabilmente dovrò tenere qui in camera perché in bagno veramente, cioè se metto ancora qualcosa in quel bagno Nicola mi caccia. E cosa ho preso? Allora, ho preso il mio preferito in assoluto che è il mango, che io ho già a casa e mi piace talmente tanto che... Scusatemi. E è uno dei miei preferiti, mi piace tantissimo il sapore, l'odore e lo vedrete appunto in quel video che probabilmente ve lo dico anche lì che è il mio preferito e che appunto ho lasciato da parte perché non volevo terminarlo, perché era il mio preferito. Io faccio così, quando una cosa mi piace... Magari non la voglio utilizzare sempre tutta, perché sennò vado a consumarla e mi dispiace. È una cosa un po' strana, dovrebbe essere magari la cosa che vuoi usare di più, però in realtà per non terminarla è quella che uso meno. E quindi ho risolto il problema acquistandone un altro, semplicemente in modo che quello andrò a consumarlo senza paura. E, poi ho visto quest'altra profumazione estiva al melone e... Beh, vediamo se c'è scritto. Carambola e melone, non so cosa sia la carambola, però aveva un buon profumo. La cosa positiva è che lì hanno i tester dei deodoranti, quindi in realtà tu lo puoi provare e scegliere quello che preferisci. E di questi qui, appunto, fatti così con questo formato, veramente io no. Cioè, mi piacciono quasi tutti, però insomma, ogni preferiti, quello al mango sicuramente, ma anche insomma altri. Poi magari ve ne parlerò in un altro video. Che video sarà sui deodoranti? Vabbè. Questi sono senza alluminio, dice 24 ore di protezione, però in realtà secondo me quello ve lo devo dire molto molto meno. Ve li mostrerò probabilmente anche in qualche video recensione o prodotti finiti e sicuramente vi dirò la stessa cosa che vi dico ora, e cioè che sono un prodotto sì. Anche se dovrebbero essere un ni, sono sì perché come vedete io continuo ad acquistarli e mi piacciono, ma sono un ni perché sono un deodorante e non un profumo e quindi dovrebbero agire come deodorante e se tu mi scrivi che ha 24 ore di durata io mi aspetto quello. Se così non è, il prodotto potrebbe non andar bene, quindi non essere un sì pieno ma un ni. Però a me piacciono per il profumo, quindi per quello sono un assoluto sì. E il fatto che comunque costino poco mi spinge a riacquistarli e quindi purtroppo, cioè purtroppo, vi faccio questa precisazione, non riesco a dire né sì né ni per questi motivi. Vabbè, comunque questo e l'altro, non potevo non prenderlo, frutto della passione, fruit passion, anche questo è uno dei miei frutti preferiti, odore paradisiaco, estivo, fresco, buonissimo, dolce. Questo è profumo di pesca e maracuja, che poi maracuja, ecco, credo che sia frutto della passione, eh? Almeno a vederlo così a me sembrava frutto della passione. Boh, non lo so, comunque buonissimo. Pesca mi piace, frutto della passione pure, per cui buonissimo. Questo cos'è che era invece? Ah no, carambola, vabbè. E niente, quindi questo. Buonissimo il profumo, comunque poi quando siete lì provate quello che vi piace, acquistate, magari partite con uno, vedete un attimino che effetto vi fa. Sicuramente d'estate con il caldo, il sudore, le puzze varie di tutti quanti nell'aria, posso dirvi che non è così efficace come magari potrebbe esserlo d'inverno, quindi sicuramente
d'inverno, magari prenderò una profumazione un po' più invernale, anche se poi se sono buonissimi, quindi chi se ne frega, però giusto per avere qualcosa di più invernale e testarlo anche d'inverno e vedere com'è la durata d'inverno. Niente, questo era tutto. Io cos'altro ho da mostrarvi? Ho ancora un po' di cose, adesso vedo se fare questo video ancora oggi oppure se chiudere qui e passare un altro giorno, perché ho un po' di roba da fare anche in casa in realtà. E quindi per il momento vi saluto e al prossimo video un bacio. Mi stavo dimenticando qualcosa, ovviamente. E vi mostro subito un altro, questo, questa volta fatto non da cinesi ma da Jennifer. È una sola cosa perché sono entrata velocemente in pausa da Jennifer verso la metà dei saldi. In realtà non ho fatto un gran giro di saldi quest'anno perché purtroppo all'inizio dei saldi ero in vacanza. Per cui quando poi ho fatto la mia escursione a metà ormai saldi, se non anche oltre, non ho trovato praticamente niente. Però un giorno appunto in pausa sono entrata da Jennifer, ho dato un'occhiata veloce, ma non ho visto niente di che, o comunque tutta roba che bene o male ho, non mi serviva niente in particolare e quindi sono stata un po' ispirata da quello che vedevo. Vedo in uno stand, ovviamente cosa illegale perché non si può mettere le robe invernali, però vabbè, capita così sempre e ovunque. Vedo i cappotti, quindi giacche, cose pesanti, scontate al 70. Vedo di un solo capo, cioè nel senso ne vedo uno che mi ispira e mi piace, lo provo, mi sta bene, mi piace, costa poco perché l'ho pagato 15 euro se non sbaglio, una roba del genere. Adesso vediamo se c'è il cartellino. E costava 54 euro, può essere 45, adesso non mi ricordo di preciso. So che è assurdo perché è estate, ma io mi sono comprata il cappotto. Ora ve lo faccio vedere perché a me è piaciuto tanto. E ho detto ne approfitto perché comunque sì, 14,99 pagato, quindi 15 euro. Sconto appunto del 70 ed è questo cappotto. Sì, costava 49. Ecco qui. E ve lo mostro subito, però schiatterò in questi 2 minuti, però vabbè. Allora, è fatto così, questo modello un po' largo, adesso non riesco a farvi vedere la fine, ma arriva diciamo a metà coscia più o meno e va giù un po' che si stringe, quindi qua è più largo e qua si stringe, fatto però così come modello un po' larghino, ovviamente adesso non ho sotto niente quindi sembra quasi anche largo, ma in realtà poi d'inverno magari con i maglioni, con le cose andrà benissimo e poi comunque è proprio il modello fatto così largo e ha le due tasche qui. Ha comunque il bottone, anche se abbottonato sinceramente non mi piace tantissimo, ma poi d'inverno vedremo. Sembra un po' come se fosse una sorta di quasi di giacca maschile, indossata però da una donna, quindi l'effetto è un po' quello, di qualcosa di comunque un modello largo, ecco. Però mi è piaciuto, costava veramente poco perché 15 euro per un cappotto invernale quando mai. Per cui, insomma, ho deciso di acquistarlo. Secondo me ha fatto benissimo, a me piace tanto. Ditemi voi, sembra assurdo. Infatti, quando sono tornata a casa, che dicevo, ci sono 40 gradi, io torno a casa col cappotto. Però, ragazzi, i saldi sono questi. Cioè, le vere occasioni, i veri affari si fanno così quando trovi una cosa a prezzo stracciatissimo. Che magari in quel momento non ti serve, però pensa a st'inverno. Io avrò una giacca nuova pagata a niente, perché 15 euro non è niente. Tra l'altro ce n'era solo uno, quindi non potevo star tanto lì a pensare. La taglia era questa, era perfetta, era la mia. Ho detto è mio e lo devo portare a casa, perché se no se aspetto un giorno e ci penso non lo trovo più. E quindi per una volta sono andata così decisa e me lo sono presa. E niente, questo è tutto, questo è davvero tutto. Io mi tolgo questa cosa perché sennò muoio. E nulla, alla prossima, un bacio.